Ciao ragazze, ciao ragazzi e bonjour mia family, benvenuti in un nuovo video. Come potete vedere, la location è decisamente diversa dal solito, ma se avete visto il vlog sapete che sono in Finlandia, precisamente nella Lapponia finlandese, quindi nel nord della Finlandia. Siamo vicine a Rovaniemi, in un resort che si chiama Apukka e stiamo passando delle giornate veramente da sogno. E tra l'altro è la seconda volta che vengo in questo resort perché ci sono stata già l'anno scorso, sempre a inizio marzo. Questa volta però la camera che abbiamo è completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, quindi ho pensato di farvi un nuovo room tour appunto della nostra casetta in questo posto, ragazzi, da sogno, veramente fiabesco, mi sembra di vivere in una favola. Non mi dilungo troppo perché se volete sapere che cosa combiniamo qui e vedere le nostre avventure, seguite i vlog e proseguiamo subito con il nostro room tour. Questo è il villaggio, ci sono un sacco di casette e queste sono le casette dove siamo state l'anno scorso. Se vi ricordate, se avete visto i video e le foto su Instagram, eccetera, siamo state in queste casette che avevano due piani e sul piano superiore c'è appunto, lo vedete, il tetto completamente in vetro, quindi completamente trasparente, da cui si possono ammirare le stelle ovviamente e l'aurora boreale se c'è. Ci hanno offerto la stessa stanza che era veramente meravigliosa, ma ne volevamo una nuova da farvi vedere. E quest'anno appunto siamo qui in queste casine. Guardate ragazzi che meraviglia, vi giuro, mi sembrano proprio appena uscite dai libri delle favole, cioè io non so descrivere questa emozione. Questa appunto è la nostra casina ed è diversa rispetto alle altre perché questa l'anno scorso avevamo una stanza soltanto, qui appunto ne abbiamo due e la vista sul lago, ma entriamo e vi faccio vedere tutto quanto. Lì appunto ci sono altre casine e devo dire che nonostante sia pienissimo il resort in questo momento perché tutte le stanze praticamente sono occupate. Al ristorante abbiamo visto veramente tantissima, tantissima gente. Cioè, ragazzi, c'è un silenzio, non c'è nessuno e c'è una pace veramente. Cioè, qui si sta veramente, veramente in relax. È bellissimo. Qui c'è lo slittino che abbiamo usato per portare le nostre valigie. Vi giuro, è comodissimo. Scivola sulla neve, è fantastico. Mi fa troppo ridere che abbiamo tutti questo slittino. Comunque, sì, qui c'è l'entrata alla nostra casina che è la numero 703. Qui sentite il rumore della neve. I miei mumbuz. E questa è la nostra entrata. Questo ve l'ho fatto vedere anche nel vlog, ma ve lo devo rimostrare perché è una genialata, secondo me, praticamente serve per pulire le scarpe, gli scarponi, insomma, dalla neve prima di entrare ed è molto molto comodo. Qui c'è questa piccola entrata, uno spazio appunto all'ingresso dove lasciare le scarpe e con il tappetino, ma entriamo nella casina, nel soggiorno, e questo è il soggiorno. Qui c'è anche la cucina, adesso vi faccio vedere. Una cosa che mi piace un sacco è che c'è il caminetto, fa caldissimo. Vorrei tanto averlo a casa, vi dico la verità, io adoro i caminetti. Lì c'è appunto l'ingresso, vediamola da un'altra prospettiva. E qui abbiamo la cucina e questo soggiornetto con le poltroncine e il divanetto. E qui appunto c'è il nostro caminetto. Allora, qui, vabbè, come potete vedere c'è un po' di spazio per appendere le cosine. L'anno scorso nell'altra stanza avevamo un altro armadio all'ingresso che secondo me era più comodo, però comunque c'è sempre un po' di spazio dove appendere le cosine, i giubbotti, sciarpe, eccetera, eccetera. Là sotto invece ci sono extra cuscini o coperte se ne abbiamo bisogno, ma si sta veramente molto bene al caldo nella stanza, quindi non ne abbiamo bisogno. E poi da quest'altra parte c'è la cucina.
È molto molto utile secondo me perché si può benissimo non andare nei ristoranti del resort se non volete e si può cucinare direttamente qui appunto nella casina. C'è veramente tutto quello di cui abbiamo bisogno. Qui ci sono pentole e posate. Da quest'altra parte ci sono piatti e padelle. E qui tazze e bicchieri e tantissimo altro spazio. Poi qua sotto, allora qui è bellissimo perché ci hanno dato in omaggio questa cioccolata calda, che vi giuro ragazzi, la cioccolata calda di questo resort è buonissima, ne stiamo bevendo a litri praticamente, che sarebbe questa, e ne abbiamo parlato in tutti i video dalla Finlandia, praticamente buonissima. E poi qui vabbè abbiamo una selezione di tè e anche il caffè. E qui ci sono appunto, c'è la, la teiera, come si chiama questo? Non mi viene il nome in italiano, comunque sì, per fare il tè o il caffè o la cioccolata calda. E qui invece c'è una macchina del caffè americano, se non sbaglio. Non saprei come usarla, però penso che sia per il caffè. Poi forno a microonde, fantastico da avere, non tutti i resort che hanno le cucine hanno anche il forno a microonde, qui c'è. Qua sotto abbiamo il frigorifero, che noi non stiamo usando perché appunto andiamo al ristorante a colazione, pranzo, cena, però volendo c'è il frigorifero ed è tutto nuovissimo. Qui c'è la lavastoviglie, altra cosa pazzesca che non tutti i resort hanno, quindi molto molto utile, e anche questa è nuova. Poi addirittura abbiamo un forno, eccolo qua, e da questa parte ci sono semplicemente pattumiere, altro spazio, e qui abbiamo i fornelli ed il lavandino. Proseguiamo da questa parte, qui c'è appunto la zona pranzo, diciamo la zona giorno con il tavolo, e noi qui non mangiamo ma lavoriamo, quindi c'è il mio computer, l'agenda, cavalletto, eccetera, eccetera. Qui sempre la nostra zona giorno, di là c'è una stanza e di qua ce n'è un'altra. Vi faccio vedere, da notare naturalmente la vista, ragazzi, che cioè è stupenda. Qui abbiamo anche un mini pupazzo di neve e la nostra vista è sul lago ghiacciato, appunto ne ho parlato nel vlog. Dopo questi alberi, tutta questa zona gigantesca è un lago naturale ghiacciato, quindi ci si può camminare su in inverno. Ma appunto proseguiamo da questa parte e vi faccio vedere la mia camera. Questa è la stanza, che è un pelino più grande, non sono grandissime, ma in realtà torniamo in stanza solo per dormire, quindi non è che ci sia tanta necessità. Qui c'è una sedia con anche qui la finestra gigantesca, ho tirato giù la tapparella perché altrimenti io non dormo se non chiudo, barrico tutto, però appunto la vista è meravigliosa. Qui c'è un armadio piccolino, ma ci sta tutto. Abbiamo uno specchio gigante e poi qui c'è il letto. Non sono ancora venuti oggi a rifare il letto, quindi perdonatemi se è un po' incasinato. E lì piccolo tavolino, e questo è quanto per la mia stanza, per la prima stanza di questa casina. Prima di farvi vedere l'altra stanza, vi faccio vedere il bagno nel frattempo, che è qui, subito vicino all'ingresso in realtà. Eccoci qua. Devo dire che è un pochino più grande rispetto al bagno che avevamo l'anno scorso. Entriamo e vi faccio vedere. Qui c'è la doccia, che è nuovissima e l'acqua calda arriva in mezzo secondo. Adoro questa doccia, qui ci sono le mie cosine. Ho portato questo balsamo di Balmain, shampoo di Mulac e poi quest'altra maschera per i capelli, super super utile quando viaggio perché è piccolina, detergente per il viso di Epo da rasoio, e questo è quanto nella doccia.
Poi qui abbiamo il lavandino con tutte le nostre cosine, c'è anche un bel po' di spazio qua sotto, devo dire, appunto mettere cosine. C'è il phon nella stanza, altra cosa molto importante. E appunto qui abbiamo i nostri prodottini e c'è anche questo specchio gigantesco. Ciao! Come al solito cerco di portare tutti i mini size, quindi ho portato con me i mini size, quelli di Epoda. Questo è un concentrato per occhi di Lancôme, anche questo è mini size. Poi ho portato l'olietto per i capelli, questo è di Balmain. Shampoo secco, anche questo in versione mini. Ho il full size a casa di Kérastase ed è un ottimo shampoo secco. E poi, naturalmente, non può mai mancare l'Olaplex numero 6 per i capelli, che sto per finire, tra l'altro devo ricomprarlo. E poi, altre cosine, vabbè, ho portato naturalmente la crema mani, che al freddo, neve, eccetera, bisogna avere la crema mani. Questa è di Lancôme. Poi naturalmente il mio retinolo, la mia tretinoina fedelissima e questo è invece il Revita Lash, il mio siero per ciglia. Poi lo sapete, sono fissata con l'igiene orale, quindi porto sempre con me tre spazzolini, tutti mi chiedono perché ne hai tre. Allora, questo è per la lingua, questo è per lavare l'apparecchio notturno, questo è per i denti e poi vabbè ho il dentifricio, ragazzi, questo è al mango, no, al pompelmo, limone e menta, vi giuro, la svolta, lo adoro. E poi ovviamente filo interdentale, ovviamente collutorio perché non riesco a stare senza. E poi questo è invece l'apparecchio notturno e altra cosina che assolutamente non può mancare, ne ho portato anche un altro che ho nel beauty dei trucchi, e fattore protezione 50, eccolo qua, questo è di, no, questo è 30 in realtà, ho sia il 30 che il 50 e questo è di Epoda. Ma proseguiamo e vi faccio vedere adesso anche l'altra stanza, che è un pochino più piccolina, ma sono entrambe piccoline, però appunto ripeto, dormiamo e basta, qui per il resto siamo fuori. E c'è anche qui, ci sono due letti, questi sono due singoli, nell'altra stanza c'era uno matrimoniale. E qui unica cosa, non c'è l'armadio, ma l'altro è abbastanza grande, non enorme, ma abbastanza grande. E questa è l'altra stanzina, anche questa con una vista pazzesca sul lago. E credetemi che svegliarsi e guardare fuori e trovarsi questo panorama, almeno per quanto mi riguarda, mi migliora istantaneamente la giornata. È stupendo, toglie veramente il fiato. Quindi, mia family, questo è quanto per il nostro video di oggi, per il nostro room tour. Spero vi sia piaciuto il video. Qualsiasi domanda abbiate sul resort o sulla Finlandia, sulla Lapponia in generale, scrivetemele nei commenti. Mi raccomando, sapete che li leggo sempre, sempre, sempre tutti. Bacio gigante. Noi adesso andiamo a fare il giro con la slitta trainata dagli Husky, quindi siamo super emozionate. Bacio, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, siete pronti? Quindi venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E come sempre vi aspetto al prossimo video. Ciao!